In una città a misura di bambino c'è la necessità che le mamme e quindi i bambini godano di spazi a loro dedicati. Un passaggio importante soprattutto per i bambini nei primi anni di età è appunto l'allattamento e il cambio del pannolino. Per questo la città di Fano ha ripreso un progetto nato da qui e con la collaborazione di una grande azienda a livello mondiale lo ha messo in atto. Perché questo Baby Pit Stop? Che cos'è e cosa serve? Allora, il Baby Pit Stop, diciamolo subito in modo semplice, è un'area di sosta per allattare e cambiare il pannolino dei bambini. Quindi voi vedete che c'è qua una poltrona e un fasciatoio dotato di quello che può servire per il cambio del pannolone, tranne il pannolino o pannolone che porta la mamma, e permette, perché abbiamo deciso di fare questo progetto proposto da UNICEF, era stato sì, come è stato detto prima, attivato nel 2004 un percorso però solo con i commercianti che poi dopo un periodo però si è chiuso. Noi abbiamo deciso invece di ripristinarlo ma in maniera molto più diffusa e utilizzando anche i servizi e i luoghi pubblici spesso frequentati dalle mamme con bambini, perché i bambini, perché possano cominciare da subito a vivere e godere della propria città, hanno bisogno che le mamme possano essere nelle condizioni di farlo. Allora, il solido ce lo mette l'IKEA, l'idea è dell'UNICEF, ma il solido ce lo mettete voi. Sì, è una collaborazione nazionale che ha preso forma l'anno scorso, un anno e mezzo fa, e che troverà in realtà la sua risoluzione in oltre 100 città italiane, per cui questo è solo un punto molto partecipato, e ringrazio anche tutta la comunità di Fano. Però in realtà, appunto, come dicevo, il progetto è nazionale, molto più grande, molto più vasto.